in autunno e in inverno, sicuramente avremo molti più di questi casi e anche con dimensioni più importanti. Non dobbiamo arrivare al punto in cui ci sono troppi cluster da poter gestire con le risorse a disposizione, perché allora a quel punto il sistema può collassare. Isolare subito ogni tipo di focolaio in vista del ritorno del virus alla fine dell'estate con ben altri numeri e aggressività. Sono queste le previsioni per l'autunno di Andrea Crisanti, il microbiologo famoso per aver ideato il modello VO che ha permesso in Veneto di evitare la diffusione del virus che si è vista in altre regioni. Nel corso del confronto online con la direttrice dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, Antonella Viola, Crisanti ha parlato della necessità di proteggersi da una minaccia che al momento sembra provenire soprattutto dall'estero. Sono 2 settimane che predico che bisogna fare il tampone in aeroporto. Questo retrospettivamente ci fa capire che occasione abbiamo perso a non testare i cinesi, che avevamo proposto già il 3 febbraio, no? Ma Crisanti ha parlato anche dello studio pilota realizzato sulla popolazione di Vo, che finora sta evidenziando un rapporto diretto tra il numero di persone infette e la gravità dei casi, una correlazione che lo spinge a ipotizzare l'esistenza di superdiffusori, ovvero individui in grado di emettere una quantità maggiore di virus rispetto agli altri.